Una mostra che conta circa 70 incisioni e ricostruisce la storia della scuola di grafica dell'Accademia di Catania, a partire dal contributo del suo fondatore Nunzio Sciavarello. L'iniziativa fa parte di un più ampio progetto di ricerca intitolato Generazione anni 60-70, fondatori e accademie di belle arti in Italia ai tempi della contestazione. La mostra è stata allestita nella Galleria di Arte Moderna di Via Castellursino a Catania e resterà aperta sino al prossimo 17 marzo. Un progetto articolato in due giornate di studi, con l'esposizione di opere di decine di autori italiani e stranieri, esperti nella tecnica dell'incisione. La mostra è una ricostruzione della storia del corso di grafica dell'Accademia di Belle Arti di Catania e nel contempo rende omaggio a Nunzio Sciavarello, che è il fondatore dell'Accademia di Belle Arti di Catania. È una tecnica specifica? Ci siamo concentrati sull'incisione. L'incisione non è una tecnica, perché sono moltissime tecniche, è un universo l'incisione. Qui abbiamo il professor Milluzzo, che appunto è un maestro di quelle che sono le tecniche incisorie, e quindi abbiamo una proposta anche molto variegata. Noi partiamo da un omaggio ad Nunzio Sciavarello, passiamo per quella che è la collezione dell'Accademia di Belle Arti, che sono tutti questi pannelli, a seguire ci sono le tirature della ordinate dall'Accademia di Belle Arti al professore Milluzzo, che vengono realizzate appunto nella sua stamperia di Catania, e poi l'altro corridoio a scendere vede tutte le mostre, le opere degli incisori, degli artisti che si sono susseguiti sulla cattedra, che hanno occupato la cattedra di tecniche delle incisioni qua a Catania. E quindi una sorta quasi di collettiva, dove le opere esprimono le varie interpretazioni del linguaggio grafico di ogni artista. Quindi c'è un percorso cronologico che va da Sciavarello, dalla fine degli anni 60-70 fino ai nostri giorni. E questo è un progetto di ricerca avviato e finanziato col Ministero dell'Università della Ricerca. Sicuramente è quello di far conoscere ai giovani una fondazione. Erano anni di contestazione, gli anni 60, soprattutto il 68, e la rivolta di questi studenti, soprattutto nella nostra istituzione Accademia, ha fatto sì di richiedere a gran voce all'amministrazione questa apertura di un'istituzione per permettere di studiare non solo a Palermo fuori, ma nella città di appartenenza. Per conoscere anche l'arte incisoria, che non è proprio diffusissima. Pensiamo che nel 1968 l'Accademia è stata fondata da un incisore, il maestro Nunzio Sciavarello. Tra grafica, incisione e stilografie, oggi è diventata, grazie anche alla realtà aumentata e alle nuove tecnologie, un'arma di cultura e soprattutto di produzione di bellezza.